Tunisia dice sì alla ridistribuzione dei migranti, ma chiede una forza europea per controllare i confini e non rinuncia ai muri. Durissime critiche della comunità internazionale per l'uso di lacrimogeni contro i profughi che da ieri si spostano verso la Croazia. Sul fronte diplomatico la Merkel lancia un appello al settore dell'auto per assumere i profughi. Renzi incontra il premier lussemburghese e dice l'Italia pronta a fare la sua parte, ma l'Europa deve essere unita e affrontare tutte le questioni hotspot, rimpatri e ricollocazione. È iniziata la battaglia in aula sulla riforma costituzionale. Tutto ruota attorno all'articolo 2 che la minoranza Dem chiede di modificare. Se qualcuno fa scherzi andiamo tutti a casa, ribadisce Renzi, mentre il ministro Boschi rafforza il pressing sul presidente del Senato Grasso e assicura che i numeri ci sono e che il disegno di legge passerà lunedì. La resa dei conti nella direzione del PD. Italia, come Belgio e Francia, dovrebbe usare i risparmi da minori interessi per ridurre il debito anziché aumentare la spesa. È l'indicazione che arriva dalla Banca Centrale Europea. Intanto l'Istat fa sapere che a luglio le esportazioni sono scese dello 0,4%, ma evidenzia un'accelerazione di oltre il 6% su base annua, con un segnale importante. Si è ridotta la circolazione delle nostre merci in Europa, ma è aumentata sui mercati più lontani. Confindustria guarda con ottimismo ai prossimi due anni e rivede al rialzo le stime del PIL, più 1% per quest'anno e più 1,5% nel 2016. L'altro dato positivo indicato dagli industriali è il calo del tasso di disoccupazione. Il clima sta cambiando, ha sottolineato il presidente Squinzi, che replica la CGIL sul taglio dei salari e sui rinnovi contrattuali. Non vogliamo bloccarli, ha spiegato, ma servono regole nuove per agganciare la ripresa. Esordio positivo per la Roma in Champions League, che contro i campioni del Barcellona conquista un prezioso pareggio. All'Olimpico la stella è Florenzi, autore di uno spettacolare gol con un pallonetto da centrocampo. Stasera tocca all'Europa League, in campo Napoli, Fiorentina e Lazio. Buongiorno, sono dunque tanti i temi che affronteremo in questo telegiornale, ma in primo piano resta il tema dei profughi e dei migranti, che vedo in un'Europa che da una parte gioca la carta dell'accoglienza, prova a gestire il flusso dei profughi con doverosi salvataggi in mare da parte delle marine militari bravissime, ma anche da associazioni come Médecins Sans Frontières, e dall'altra ci sono paesi invece che costruiscono muri, un tema che è stato affrontato poco fa anche dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha evocato un'Europa solidale dove i muri devono essere abbattuti, ha detto, e non costruiti. Il pensiero va naturalmente all'Ungheria, un paese a tutti gli effetti europeo che deve dunque sottostare alle regole comuni. Dunque anche il premier di quel paese, Viktor Orban, in queste ore sembra avere assunto un atteggiamento più dialogante, ma invece Angela Merkel, la cancelliera tedesca, mantiene una linea coerente con quello fatto finora. Date lavoro ai rifugiati se ci sono possibilità, vi prego, e so che lo farete. L'immigrazione come opportunità, eccola qui, nei fatti. Angela Merkel, aprendo stamattina il salone dell'auto di Francoforte, può celebrare i trionfi del settore che sta trainando l'economia tedesca e che può quindi assorbire ordinatamente la forza lavoro che sta arrivando a ondate dal sud. Nessun pentimento quindi, nessun voltafaccia della cancelliera davanti alle migliaia e migliaia di migranti che entrano ed entreranno nel suo paese. Le condizioni della Germania sono positive, può permettersi di dire, e quindi possiamo accettare nuove sfide. Nelle stesse ore in cui il Parlamento europeo a larga maggioranza vota il sì alla proposta della Commissione per il ricollocamento urgente di 120.000 rifugiati da Italia, Grecia e Ungheria. Il cosiddetto piano Juncker, insomma quello che non è passato lunedì scorso al vertice dei ministri degli interni, che si spera passi nel prossimo, in programma martedì, ma che probabilmente avrà bisogno di qualche altro giorno, forse qualche altra settimana di lavoro diplomatico per diventare realtà, e forse persino di un vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo, senza aspettare quello in agenda per il 15 ottobre. Ma su una cosa la Commissione Juncker non intende cedere: l'obbligatorietà delle quote di redistribuzione. Lo conferma la portavoce Mina Andreeva in un tweet in cui smentisce le voci di stampa in questo senso, ed è stato ripetuto poco fa nella consueta conferenza stampa di mezzogiorno. Tanto più che perfino il più irriducibile degli irriducibili, il premier ungherese Viktor Orbán, forse comincia a diventare
diventare più malleabile. Se le quote nell'UE passano a maggioranza, ha detto, allora sono una legge e noi dobbiamo accettarla. Ma intanto, per dare il suo sì, fa le sue controproposte all'Unione. Una forza europea per controllare i confini esterni e fondi da destinare a paesi come la Giordania, il Libano e la Turchia per gestire i profughi in casa loro. E intanto l'Ungheria non ha nessuna intenzione di smetterla di costruire muri. Dopo quello con la Serbia, altre seguiranno ai confini con la Romania e con la Croazia. Stamattina in conferenza stampa col ministro degli esteri ungherese Szijjártó la bacchettata è arrivata dal commissario europeo Dimitris Avramopoulos. I muri sono soluzioni temporanee, ha detto Avramopoulos, e in più dirottano i flussi e accrescono la tensione. Lavoreremo collettivamente per proteggere i confini UE. L'Europa è nata per abbattere muri, non per costruirli, ha detto poco fa Renzi parlando in conferenza stampa col premier lussemburghese Bettel in visita a Roma. L'Italia è pronta a fare la sua parte, ha concluso, ma l'Europa unita deve affrontare tutte le questioni. Hotspot, rimpatri e ricollocazione. Sono dunque i paesi dell'est, Ungheria in primis, lo avete visto, a varare le chiusure più ferme nei confronti di chi fugge da disperazione e guerre. Le immagini che arrivano dai confini dell'Ungheria appunto con la Serbia sono molto dure, ci sono tutte queste persone che sono accalcate, che cercano di varcare questi confini, un'indignazione che è stata espressa dalla stessa Unione Europea nei confronti dell'Ungheria, che stanotte tra l'altro ha usato contro i profughi i gas lacrimogeni. Ma c'è una nazione vicino all'Ungheria che invece ha scelto la via dell'accoglienza, o quantomeno permette a tutte queste persone di passare attraverso il proprio territorio per raggiungere l'Austria e dunque la Germania. Chiusa una via se ne apre sempre un'altra. Ora la marea umana è in marcia attraverso la Croazia. Sono già più di 4.000 i profughi arrivati da quando, due notti fa, l'Ungheria ha approvato le leggi speciali e chiuso i confini. Viaggiano in autobus, in treno, in taxi, a piedi, sfidando le mine antiuomo, eredità dell'ultima guerra balcanica. Il governo di Zagabria continua a mostrare il volto buono, si dichiara in grado di gestire il flusso costante di persone in transito, ma avverte che se gli arrivi dovessero aumentare bisognerebbe riesaminare il tutto. Siamo pronti e in grado di dare assistenza a migliaia di persone, ha detto il ministro degli esteri Pusic, non a decine di migliaia. La Croazia, ultima entrata in Europa, che resta solamente un punto di passaggio verso l'Austria, la Germania e la Svezia, si preoccupa dell'assistenza ai rifugiati, cosa che non ha voluto fare fino adesso l'Ungheria. Ma un altro macigno è piombato sulla via dei rifugiati. La Slovenia poco fa ha ripristinato i controlli alle frontiere con un provvedimento che durerà 10 giorni e che rischia di bloccare i profughi in Croazia. Ieri tutto il mondo ha visto le conseguenze delle leggi speciali volute dal premier Orban. La chiusura dei confini ha lasciato fuori migliaia di disperati che non hanno più nulla da perdere e hanno provato a forzare il blocco. È finita così, in maniera definita da Ban Ki-moon inaccettabile e scioccante. E chi era riuscito ad entrare nonostante il tagliente filo spinato, circa 400 persone, è finito in manette davanti ad un giudice, processato per ingresso illegale in territorio ungherese. Ma Orban non sembra preoccuparsi. Oggi va all'attacco addirittura del Papa. A proposito degli inviti all'accoglienza, ha detto, rispetto il pontefice, ma non è infallibile. Budapest tira dritto e si organizza per chiudere anche la frontiera con la Croazia. Per questo ha ordinato diverse migliaia di bobine di nastro spinato, modello NATO, il più tagliente, chiamato così perché utilizzato per proteggere le basi militari. Ben due ditte tedesche produttrici però hanno rifiutato la commessa, spiegando che il prodotto viene realizzato per fermare i criminali, non i bambini in fuga dalla guerra. Continuano a manifestare col rifiuto del cibo e dell'acqua anche i tanti siriani rimasti bloccati al confine tra Turchia e Grecia. Anche per scongiurare un eventuale cambio di rotta che potrebbe coinvolgerla, la vicina Bulgaria ha schierato l'esercito alla frontiera turca. E tema rovente all'interno del dibattito europeo sull'immigrazione è quello degli hotspot, le strutture per il riconoscimento dei profughi e il rimpatrio dei non aventi diritto all'asilo. Il centro di accoglienza di Lampedusa è pronto nelle prossime ore con l'arrivo dei 131 migranti salvati nel canale di Sicilia dalla nave Phoenix, debutta in via sperimentale come hotspot, 500 posti, 20 uomini delle forze dell'ordine, 10 di Frontex, 4 di EASO, ufficio europeo per il sostegno ai richiedenti asilo, 4 macchinette per la rilevazione delle impronte digitali e più altre sono
in arrivo, mentre invece misure che rendono in qualche modo più difficile l'accoglienza sono state varate dal Consiglio regionale della Lombardia. Vediamo quali sono. Niente più aiuti agli albergatori lombardi che negli ultimi 3 anni hanno ospitato migranti. Lo ha deciso a maggioranza e dopo lunghe discussioni il Consiglio regionale della Lombardia, che riunito ieri per votare alla nuova legge sul turismo, ha approvato un emendamento della Lega Nord, ribattezzato dall'opposizione anti-accoglienza. L'emendamento, nella versione originale, prevedeva addirittura un premio per le strutture ricettive della Lombardia che dichiaravano di non ospitare migranti e si proponeva anche di multare fino a 10.000 euro coloro che davano accoglienza a persone entrate illegalmente in Italia. Il confronto è stato serrato per le resistenze del nuovo centrodestra che in Lombardia è nella maggioranza e tuttavia alla fine ha ceduto, ottenendo che non ci fossero multe, sospensione di licenze e una deroga per i provvedimenti coattivi da parte delle prefetture. Daremo i contributi che sono previsti solo a chi fa l'albergatore e non a chi fa altre cose, tipo ospitare i clandestini non profughi volontariamente, perché questo non è fare l'albergatore, ma è fare un'altra cosa, ha dichiarato questa mattina il governatore della regione Roberto Maroni. Critica l'opposizione con Umberto Ambrosoli del Patto Civico, che afferma: con questo provvedimento non ci sarà più differenza tra immigrati regolari e irregolari, non si rispettano soggetti privati a cui lo Stato ha chiesto aiuto per controllare un fenomeno globale. Per il capogruppo in regione del Partito Democratico Alessandro Alfieri, la politica dovrebbe sapersi fare carico delle preoccupazioni dei cittadini, non cavalcarle. Per cercare di colpire chi scappa da guerra e persecuzione si finisce per penalizzare gli operatori alberghieri lombardi, che assolvono a una funzione sociale rispondendo a una richiesta di collaborazione del Ministero dell'Interno. Per Federalberghi il provvedimento va contro a una politica che punta anche a risollevare dalla crisi molti albergatori che hanno gli alberghi vuoti. Il DDL Boschi, la riforma del Senato approdata oggi in aula nel mezzo di scontri e contestazioni. Fra minacce, proteste e atti di forza, alla fine il DDL Boschi è approdato in aula al Senato, bypassando la Commissione Affari Costituzionali. Nonostante i tentativi delle opposizioni, che per far votare il testo in Commissione hanno ritirato quasi tutti gli emendamenti, governo e maggioranza hanno avuto la meglio. La conferenza dei capigruppo, riunita ieri dal Presidente del Senato Grasso, ha infatti deciso di calendarizzare per oggi la riforma del Senato. L'accelerazione del governo fa insorgere le opposizioni, che parlano di forzatura inaccettabile e sono pronte a continuare la loro battaglia in aula a suon di ostruzionismo. Nel pomeriggio l'aula voterà le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, poi la discussione generale continuerà fino alla prossima settimana, mercoledì 23, scadrà infatti il termine per presentare gli emendamenti. Arriverà una bella sorpresina, si aspettino il peggio, sto preparando gli effetti speciali, avverte il leghista Roberto Calderoli, che ha già annunciato 8 milioni di emendamenti. Il governo ha umiliato il Parlamento, quanti senatori coglieranno l'occasione per rifarsi votando in segreto sull'articolo 1, si chiede il vicepresidente del Senato sulla stampa. Il pomo della discordia è sempre l'articolo 2 del DDL, quello che stabilisce le modalità di elezione dei futuri senatori, che opposizioni e minoranza DEM vorrebbero eletti direttamente dai cittadini, ma che il testo già approvato prevede indicati dai consigli regionali. Sarà il presidente del Senato Grasso a decidere sull'ammissibilità o meno degli emendamenti a questo articolo, che secondo Calderoli innesca con la riforma elettorale già approvata un effetto combinato drammatico. Quella Costituzione che abbiamo davanti, che per 20 rotti anni ho cercato di cambiare, aveva comunque avuto la bontà di garantire rispetto ai regimi fascisti. Noi stiamo creando il presupposto per un possibile ritorno del fascismo. Grazie Presidente. Un principio condiviso anche da Forza Italia, che ribadisce il suo no alle riforme costituzionali. Il tema sarà al centro del vertice serale con tutto lo Stato Maggiore del partito convocato da Silvio Berlusconi. Segnali preoccupanti arrivano anche dagli alleati di maggioranza. Se non ci saranno i correttivi necessari, il DDL non lo voto, perché il nuovo Senato diventerebbe solo un gioco tra i partiti che si scambiano i posti e lottizzano le poltrone, alza la voce il senatore NCD Carlo Giovanardi. Il governo stia fuori dalle riforme istituzionali, è il Parlamento che decide, il Premier ne prenda atto. Il governo però non sembra affatto preoccupato, convinto di avere sia gli strumenti parlamentari per far fronte all'ostruzionismo sia i numeri, va avanti, deciso a chiudere la partita entro il 15 ottobre.
Una partita dunque che si svolge anche e soprattutto all'interno del Partito Democratico, di cui il Presidente del Consiglio è anche segretario. Lo ripete e lo ribadisce, se qualcuno fa scherzi e salta la riforma del Senato andiamo a casa tutti e si vota, una minaccia che Renzi rivolge ai ribelli di NCD, ma soprattutto a quella minoranza interna del PD con cui fare i conti nella riunione della direzione convocata per lunedì prossimo. Il giudizio finale sulla riforma lo daranno direttamente gli elettori con il referendum costituzionale, sarà molto importante perché sarà l'occasione per i cittadini di esprimersi sul lavoro che stanno facendo i parlamentari, dice il Premier da Palazzo Chigi. Se Grasso riapre l'articolo 2, ascolteremo le sue motivazioni e decideremo di conseguenza. Le tecnicalità non sono importanti, ma bisogna portare a termine una riforma attesa da decenni, altro che fretta. Se sei mesi a lettura vi sembra che essere, diciamo, una misura troppo di fretta, perdonatemi. A ottobre faremo la terza lettura, poi torniamo alla Camera. Boh, a occhio ti direi gennaio e poi finalmente... vediamo estate-autunno, sembra una collezione, estate-autunno 2016, ci sarà il referendum. Gli fa eco in un'intervista sul Corriere della Sera il ministro per le riforme Boschi, che punta dritto al presidente del Senato Grasso. La vita del governo dipende dal Parlamento, Grasso non ha in mano nessun cerino, ma solo la Costituzione e il regolamento del Senato. Vedremo cosa deciderà nella sua autonomia. La Finocchiaro ha dato già la sua interpretazione, secondo cui non si può rimettere in discussione la doppia lettura conforme e dunque non può aprire a modifiche all'articolo 2 del testo, un passaggio chiave, quello su cui deve decidere il Presidente del Senato, da cui dipende il cammino della riforma, con i renziani che sospettano che Grasso abbia in mente di guidare un ipotetico governo istituzionale in caso di caduta del governo. Un sospetto che Renzi vorrebbe fugare chiedendo lunedì in direzione di votare un documento in cui il PD si impegna a non appoggiare altri governi rispetto all'attuale. Ma se il segretario Premier sembrerebbe alzare il tiro di questa partita politica interna, la minoranza Dem per bocca di Cuperlo tenta di smorzare i toni. Non lavoriamo per avere posti in un Renzi bis, ma una rottura indebolisce il partito e la stessa riforma. Un'intesa è possibile, non vogliamo la crisi, ma tocca al macchinista evitare di deragliare, conclude Cuperlo in un'intervista su Repubblica. E il vice segretario del PD Serracchiani a sua volta a ribadire: siamo davanti ad una riforma che è già passata due volte in Parlamento e vogliamo andare fino in fondo cercando di trovare un punto di equilibrio, non solo all'interno del PD, ma anche con tutte le forze politiche. Ma, aggiunge la Serracchiani, ciò significa che tutti devono avere responsabilità e buonsenso. Ma sul tavolo di Palazzo Chigi non ci sono solo le riforme costituzionali, in primissimo piano restano i temi economici, con suggerimenti che oggi arrivano dalla BCE, la Banca Centrale Europea, di Mario Draghi. Ci aspettano al varco, è chiaro, Bruxelles, Francoforte, ma un po' tutti in verità. Aspettano l'Italia e la sua manovra economica d'autunno e se sarà caldo o tiepido dipenderà molto dalle mosse che Palazzo Chigi deciderà nelle prossime 2-3 settimane. Percorso che anzi comincia domani con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza base di calcolo per la legge di stabilità. Oggi la Banca Centrale Europea nel suo bollettino invita il nostro Paese a usare i risparmi dello spread per abbattere il debito, comprimere il deficit e non aumentare la spesa. Sembra cosa pacifica, ma fino a un certo punto. Il governo ha già detto che vuole decidere in modo autonomo sul taglio delle tasse e si intende anche su quali risorse destinare a questo obiettivo. Teorema semplice, soldi nostri, nostra la scelta. E si capisce che Renzi difficilmente farà dietro fronte sull'abolizione dell'IMU e della TASI, costo stimato intorno ai 4,5 miliardi, diventata icona della prossima manovra. Ma si sa anche che la questione non è vista bene in Europa, rischia di condizionare non poco il delicato negoziato sulla flessibilità. Quel tesoretto, tutti lo chiamano così, ma è improprio visto che poi si tratta di margini sui saldi di bilancio e non di soldi freschi, sarà tema di confronto serrato e ormai assodato. Confronto che accade in un momento economico preciso, che considerare favorevole sarebbe incauto. La BCE ammette la fragilità della ripresa per colpa di alcuni paesi emergenti che trainano meno di prima Cina in testa. Mentre fra poche ore l'America detterà, comunque vada, la tendenza sui tassi di interesse. Se anche dovessero rimanere fermi e prossimi allo zero, sarebbe l'ultima volta e questo
già rappresenta la fine dell'epoca dell'oro per il costo del denaro statunitense. In Italia i dati Istat odierni sul commercio estero di luglio confermano un lieve rallentamento dell'export a livello mensile, ma un'accelerazione di oltre il 6% su base annua, con un segnale tra le righe importante. Si è ridotta la circolazione delle nostre merci in Europa, ma è aumentata sui mercati più lontani. Più ottimisti della BCE sono invece oggi gli industriali italiani, che intravedono la famosa luce in fondo al tunnel. Confindustria guarda con ottimismo ai prossimi due anni e scommette che la crescita economica sarà più alta di quanto previsto finora. Il centro studi di Viale dell'Astronomia infatti corregge le sue stime fatte a giugno scorso e porta l'aumento del prodotto interno lordo a più 1% per quest'anno e a più 1,5% nel 2016. Con questi nuovi numeri gli industriali riconoscono dunque che l'economia italiana è ripartita e la velocità della ripresa sarà superiore non solo alle proprie aspettative, ma anche a quella fissata nella nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza che il governo presenterà domani. E come già annunciato dal Premier Renzi, è scontato che il PIL di quest'anno sarà corretto e dal precedente 0,7% salirà allo 0,9%. Il merito di quello che Confindustria ha già definito il biennio di recupero non è tutto italiano. In questo momento il Paese risplende più di luce riflessa che per meriti propri, sottolineano gli economisti di Viale Astronomia, ricordando che si tratta degli effetti benefici delle scelte fatte fuori dai confini nazionali, dalla BCE, che indebolendo la moneta europea ha favorito le esportazioni, al calo del prezzo del petrolio. Da qui l'invito rivolto a Palazzo Chigi a non abbassare la guardia e a fare di più per rendere stabile e corposa la ripresa. In sostanza, più investimenti pubblici, più riforme e maggiore incisività nella legge di stabilità. Secondo Confindustria, proprio grazie alla riforma del lavoro e il famoso Jobs Act, il mercato italiano è uscito dallo stallo e in questi due anni ci sarà la creazione di circa 500.000 nuovi posti di lavoro. Di conseguenza, e questa è l'altra nota positiva indicata dagli industriali, la disoccupazione calerà al 12,2% quest'anno, dal precedente 12,3% all'11,8% l'anno prossimo. Per Giorgio Squinzi il Paese sta finalmente risalendo la china più rapidamente e il 2% di crescita può essere a portata di mano se si rimuovono degli ostacoli. Il riferimento è alla necessità di avere un nuovo modello contrattuale. Una scusa, secondo i sindacati, CGIL in testa, con il solo obiettivo di ottenere la riduzione dei salari. Accusa rispedita al mittente da Squinzi. Non vogliamo bloccare i rinnovi contrattuali, ha detto, ma vogliamo fare subito nuove regole che aiutino ad agganciare la ripresa. Ecco, adesso dobbiamo vedere anche quanto accade all'estero, perché in Cile c'è stato un violentissimo terremoto che ha provocato almeno 8 morti e 1 milione di sfollati. Notizia di ultimo minuto con un forte sismo che... Sono bastati pochi attimi e il terrore che la cintura di fuoco si infiammasse di nuovo ha travolto il Cile, ancora una volta. Alle 19.45 locali, era quasi l'una di notte in Italia, la terra infatti ha tremato con violenza per una scossa che poi è stata stimata essere di 8.4 gradi della scala Richter, seguita da diverse scosse di assestamento. Subito sono scattate le misure di sicurezza, comuni e rodate per un paese che per posizione e struttura è abituato a convivere con l'allerta terremoti. E così 1 milione di persone è stato evacuato, soprattutto sulla costa cilena lunga oltre 4.000 chilometri. Mentre cominciava la conta dei danni e soprattutto delle vittime, almeno 8 finora quelle accertate, ma i soccorsi sono ancora in corso. Anche perché oltre ai danni provocati dalle scosse si temeva la formazione di uno tsunami che sarebbe potuto essere devastante. Nella città di Coquimbo, nel nord del paese, le onde causate dalla scossa hanno raggiunto i 4,5 metri, 2 a Valparaíso, il principale porto cileno. I danni sono evidenti. In realtà poi è andata meglio del previsto, l'allerta tsunami è rientrata in quasi tutto il paese, tanto che anche per questo la presidente Michelle Bachelet, che nelle prossime ore si recherà in visita nelle zone terremotate, non ha dichiarato lo stato di emergenza, come invece è accaduto in precedenti occasioni. Tuttavia l'area colpita sarà dichiarata zona di catastrofe, ha detto, e la stiamo monitorando in vari modi, anche utilizzando l'esercito con aerei ed elicotteri. La ferita delle precedenti catastrofe qui in Cile infatti sanguina ancora. Appena 5 anni fa, nel febbraio del 2010, un violento terremoto di magnitudo 8,8 colpì la zona centrale del paese, provocando la morte di oltre 500 persone. Per questo la città di Concepción, che allora venne rasa al suolo, oggi è stata completamente evacuata, compresi ospedali e prigioni.
Anche se il sisma più drammatico resta quello del maggio del 1960, conosciuto come il grande terremoto cileno e considerato il più potente sisma mai registrato nella storia, con una magnitudo di 9,5 gradi. Le vittime allora furono oltre 3.000. Siamo arrivati al calcio e alla Champions League, che vede il gol spettacolare di Florenzi della Roma contro il Barcellona in primissimo piano. Conquistarsi l'Olimpo di fronte alle celebrità mondiali significa vivere una dimensione soprannaturale. Alessandro Florenzi, con la sua opera d'arte moderna, sta viaggiando a tutte le latitudini grazie alla potenza della Champions. In Spagna qualcuno ha anche scomodato Pelé. Più prosaicamente, la partita di ieri è stata una tappa molto importante nella crescita esponenziale di questo terzino inventato che si sta applicando per la causa giallorossa. E naturalmente davanti ai fenomeni del Barça il rischio di naufragare era altissimo, in particolare per chi doveva tamponare le zone di caccia di Messi, Neymar e Suarez. Proprio l'uruguaiano aveva messo subito il timbro con un gol che poteva alterare il copione tattico, esponendo la Roma a rischio di un'umiliazione. Invece il gioco di squadra ha funzionato con continuità. Tatticamente siamo stati quasi perfetti e i giocatori veramente sono stati bravi a chiudere tutte le possibilità a loro di essere pericolosi. Dopo penso che era possibile fare meglio sulla tenuta della palla e anche sui contropiedi. Suarez, certo non un esempio di stile, ha lasciato il segno sulla mano del portiere Szczęsny. L'intervento di Nainggolan, che ha provocato la rottura del legamento crociato di Rafinha, sta sollevando polemiche sui social. Stasera è in asse di partenza dell'Europa League Fiorentina, Napoli e Lazio. Le prime due lo scorso anno arrivarono ad un passo dalla finale. L'avventura della squadra di Sarri riparte contro il Bruges in un San Paolo semideserto per esprimere dissenso per l'inizio di stagione deludente. 2 punti dopo 3 partite sono un fardello enorme per il neotecnico che già lotta contro il tempo. De Laurentiis cerca di proteggerlo e lui con la diplomazia risponde all'anatema di Maradona, che l'ha definito un allenatore non da Napoli. Io Maradona sto per me un idolo, io sono andato a vederlo addirittura in un ritiro a Reggello, ho visto tutti gli allenamenti, quindi già il fatto che mi conosce mi onora. Non ho nessuna intenzione di rispondere a Maradona. Non ci saranno rivoluzioni, confermato il modulo con Insigne trequartista e Higuain, che dovrebbe essere affiancato da Mertens. Impegno in casa anche per la Fiorentina, in quello che è già stato definito il giorno di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese affronta la sua ex squadra, il Basilea, e proprio nella città svizzera si disputerà la finale dell'Europa League. Suggestioni stimolanti, ma prima c'è il pragmatismo di una Fiorentina che vuole crescere anche cambiando pelle. In attacco dovrebbe trovare spazio Kalinic al posto di Babacar, panchina per Giuseppe Rossi. La Lazio invece trova in Ucraina le insidie legate al Dnipro, finalista dell'ultima edizione, anche se ha perso la stella con Oplianka. Molte le novità di Pioli, intenzionato a dare fiducia alla linea verde con Milinkovic, Savic e Kisna, ma soprattutto confermando il bomber Matri. E ora la pubblicità. Eccoci qui, allora non ci sono aggiornamenti importanti delle notizie, rimanete però con noi perché sta per cominciare TG Cronache con Caterina Bizzarri. Grazie, a domani.